Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ogni maledetta domenica si vince o si perde, resta da vedere se si vince o si perde da uomini. La Fiorentina invece, per la 12ª volta in questo campionato, pareggia nel big match contro l'Inter allo Stadio Franchi, ma a riprendere le parole del famoso discorso motivazionale di Al Pacino nel capolavoro di Oliver Stone Any Given Sunday sembrava perfetto per descrivere l'infinito orgoglio, lo spirito di squadra, la rabbia agonistica, gli attributi dei ragazzi di Pioli che dopo il rientro in campo dagli spogliatoi si sono trovati sotto per 3-1 con la terza forza del campionato e invece, senza mai mollare neanche mezzo centimetro, gli avversari, ovviamente tra le infinite polemiche dovute alla dura e lenta legge del VAR, sono riusciti al minuto 101 a trovare il pareggio. Dopo la bufera della trasferta di Ferrara, un'altra partita giocata più sugli schermi che sul terreno di gioco. Partenza flash della Fiorentina con Chiesa imprendibile nella prima mezz'ora, basta poco più di un minuto al talento viola per bucare la retroguardia di Spalletti. La sua progressione verticale è come una freccia nel cuore dei nerazzurri. Assist facile facile per Simeone, in campo dal primo al posto di Muriel che non ci arriva, però Stefan De Vrij sì. Autorete al minuto 1 e vantaggio gigliato. Reazione immediata dell'Inter, l'ex viola Vessino trova il pari 5 minuti dopo. Poi, quasi al termine della prima frazione, Politano pesca il jolly con un bel mancino da fuori. Palla che bacia il palo all'angolino basso, forse però Lafont non perfetto nel distendersi. Via il secondo tempo e subito una sberla. Il primo episodio da VAR, fallo di mano scomposto su una punizione dalla tre quarti di Edmilson Fernandez, forse anche ingenuo a coprirsi il volto. Calcio di rigore, Perisic va col sinistro e 3-1 Inter. Per tante squadre sarebbe finita lì, ma per questa Fiorentina assolutamente no. Prima rete annullata a Biraghi per un fallo di Muriel subentrato al posto del ciolito Simeone, poi proprio il colombiano trova il gol della domenica, fucilata da 30 metri su calcio di punizione. Handanovic non può nulla, nonostante la conclusione sia sul palo di competenza. In chiusura di gara arriva il contestatissimo episodio che suggella il definitivo 3-3. Chiesa in aria, impenna il pallone che D'Ambrosio intercetta, molto più petto che braccio, ma non per il direttore di gara, visto che 5 minuti dopo decide per il penalty a favore dei viola. Per la quinta volta in questa stagione dagli 11 metri Vertù, che come le precedenti 4 è bravo a non sbagliare. Le note positive, la grande reazione della squadra di Pioli e la non esclusione dal carrello europeo, viola infatti ancora noni a soli 2 punti dal 7° posto. Quelle negative, la prova dispendiosa dal punto di vista mentale e del fiato in vista della Coppa Italia di mercoledì e un VAR che decisioni giuste o meno per tutti quelli che si stava meglio quando si stava peggio sta sempre più snaturando e togliendo l'anima al gioco del calcio.